Allora, una situazione incresciosa e anche imbarazzante per voi, vi trovate a dover fare i conti con una rinuncia. Sì, purtroppo 2 giorni fa ci è arrivata una rinuncia scritta da parte di Fantagruel, che non riusciva a costruire il carro di prima categoria. Ovviamente questo ci crea un grosso danno, perché il carro che era stato individuato per la costruzione di Plastic Woman è stato completamente smontato. L'associazione non è in grado di fare questo carro di prima categoria, quindi ci troviamo con il rischio di dover uscire con 3 carri anziché 4. Quindi insomma il danno è molto molto grave, anche perché i tempi a questo punto si stringono. Noi eravamo partiti tanto in anticipo con l'assegnazione dei bozzetti, con l'assegnazione appunto dei bozzetti, dei carri, quindi eravamo abbastanza tranquilli, quindi insomma siamo un po' preoccupati, contiamo di comunque risolvere la situazione. Diciamo che tra l'altro era il bozzetto risultato vincitore della insomma commissione di esperti, si era spinto anche da parte di loro per un discorso di qualità, di... Quindi non si comprende il perché di questo dietrofront. Io sì, infatti ci dispiace molto, mi dispiace molto, sicuramente ci saranno dei problemi che non sto a, anche magari validi, che non sto per carità a giudicare, però certo è che ai fatti io devo portare avanti un carnevale e tra 2 mesi c'è il carnevale. Forse si poteva, magari se c'erano delle difficoltà, magari essere avvisati prima. Ieri avete avuto un consiglio, quali sono gli atti, i passi che intendete fare da oggi in avanti? Ma guarda, abbiamo dovuto seguire le regole che ci siamo dati per correttezza verso tutti, verso le altre associazioni, verso l'ente carnevalesca e verso il carnevale. All'articolo 8 del bando dei bozzetti si cita questo: l'ente carnevalesca si riserva di penalizzare le associazioni o i carristi che danneggino in qualche modo la manifestazione. Quindi a malincuore, perché a malincuore, ma mi trovo... ci troviamo costretti comunque a seguire una regola che ci siamo dati. Adesso però ci sono anche buone notizie che arrivano. Un bando al quale da tempo si guardava, mi sa che è arrivato a buon fine. Sì, sì, per fortuna ieri, proprio ieri sera è uscito l'elenco dei carnevali che rientrano nel finanziamento del bando Carnevali Storici, e noi siamo rientrati ovviamente nel finanziamento e prenderemo 65.000 euro. Proprio oggi ho avuto una riunione in comune, quindi insomma siamo ovviamente molto soddisfatti. Una boccata d'aria.